Buongiorno a tutti, grazie della presentazione. È un onore e un piacere essere qui in questa splendida cittadina, ma anche in questo splendido palazzo. Ed è bello sempre vedere tanti ragazzi. Io sono abituata a essere circondata da ragazzi, sono quelli che danno le maggiori soddisfazioni. Faccio anche un'inchiesta come professor Mercalli. Quanti erano alla conferenza del professor Mercalli? Ah, un'unica, anche voi. È un grande divulgatore, un grande ispiratore, se posso dire. Ecco, lui parlava di clima, è un argomento completamente diverso, ma affascinante. Ovviamente per me è anche molto affascinante l'astrofisica, ma uno scienziato e appassionato, credo, di tutte le scienze. Allora, io oggi vi parlerò dell'universo primordiale, quella che viene chiamata la radiazione cosmica fossile del nostro universo, perché è quella che mi ha impegnato negli ultimi decenni, diciamo, attraverso la missione Planck di cui parlavamo poco fa, che è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea a cui io sono particolarmente legata e che mi ha visto in un ruolo di primo piano, perché gestivo gli strumenti a bordo del satellite, uno dei due strumenti a bordo del satellite. Allora, parliamo di universo. Questo, se volete, è l'universo molto vicino. Qui vedete il Sole, vedete i pianeti, vedete la Terra qui, i pianeti interni, i pianeti esterni, è un primo universo relativamente vicino. Buongiorno, aspettiamo un minuto, dai, sedetevi. C'è posto anche qua davanti, da questa parte. Vi costringo a venire davanti. Anch'io non volevo star mai in prima fila, confesso. Ancora due posti qua. Allora, partiamo allora dal nostro universo più vicino, il Sole, i pianeti, e vedete già qualche galassia più vicina a noi. Ecco, da noi l'uomo tradizionalmente vuole sempre esplorare, e quindi diciamo l'astrofisica sperimentale, quella soprattutto che va sui satelliti, di cui io mi occupo, vuole guardare profondamente lontano. Allora, tutti avete imparato a conoscere le splendide immagini del nostro universo abbastanza lontano, cioè delle galassie prodotte, le immagini prodotte dall'Hubble Space Telescope, che forse è stato il primo strumento che ha aperto l'astrofisica al grande pubblico. Perché queste immagini sono, le trovate comunemente sul web, le avete probabilmente anche voi. Non altrettanto belle, ma dal punto di vista scientifico incredibilmente importanti, sono alcune immagini che sempre l'Hubble ha prodotto di galassie cosiddette bambine, perché forse sapete che andare più in là nell'universo, guardare sempre più lontano nell'universo, significa anche guardare l'universo quando era molto piccolo. Ecco, l'Hubble è riuscita a misurare produrre delle immagini di una galassia che ha un nome impronunciabile, GNZ11, perché noi usiamo questi nomi un po' pazzeschi, per una galassia che aveva 400 milioni di anni, ok? Quando è stata, ha misurato questa galassia profondamente lontana, è la più lontana galassia che è mai stata misurata e visualizzata dall'uomo. Ecco, l'Hubble ovviamente è ormai non voglio dire morto, però non produce quasi più immagini, non è più servito, tra parentesi, dallo Space Shuttle, perché lo Space Shuttle non esiste più. Possiamo andare oltre? Voglio dire, adesso io anche in prima persona mi occupo di un altro satellite che produrrà di nuovo immagini molto precise del nostro universo, delle galassie più lontane. Ma possiamo veramente andare oltre questi 400 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi lontanissimo nel nostro spazio. Questo significa più di 13 miliardi e mezzo di anni nel passato, considerando che il nostro universo ha quasi 14 miliardi di anni. Ecco, noi, questa, se volete, quella che avete visto prima è uno zoom di questa immagine. Questo è l'universo completo, questo di nuovo
con noi al centro, quindi il nostro sistema solare, le galassie che ci circondano, la galassia bambina che ha visto l'Hubble è proprio qui vicino, però possiamo andare oltre questi, avvicinarsi ancora al Big Bang, andare, che ne so, 400, un milione di anni vicino dopo il Big Bang, 14 miliardi, cioè possiamo arrivare ancora più vicino al nostro Big Bang e a studiarlo? Beh, la mia risposta un po' è nascosta in questa immagine, perché vedete che qui è frastagliata e in realtà oltre a un certo livello fisicamente è impossibile andare con i normali telescopi, perché il nostro universo era opaco. Allora, vogliamo veramente andare a studiare la nostra storia, la storia del nostro universo, e addentrarci al di là di questo di questa zona che avete visto frastagliata? Dobbiamo farlo in altro modo, in un altro modo, e questo è quello che vorrei raccontarvi oggi. Questo è l'universo adesso come lo vediamo noi, vedete galassie, miliardi di galassie, una struttura un po' a tela di ragno del nostro universo, e qui vedete il Big Bang. E vedete che c'è una zona un po' scura, no? Che precede questa piccola fettina colorata di universo, che è quella di cui io vi parlerò, e poi comincia appunto a formarsi l'universo come lo conosciamo noi. Qui dopo circa 200 milioni di anni si formano le prime stelle, poco dopo si formano le prime galassie, quella che vi ho nominato io si forma a 400 milioni di anni, quindi poco dopo le prime stelle. Però il nostro, se noi vogliamo passare questa linea, è con un osservatorio normale che lavora nell'ottico, nella cosiddetta banda visibile, quella che vedono i nostri occhi, tra parentesi, perché il nostro universo è pazzesco, ma maggior parte del nostro universo è nella banda visibile, come il nostro occhio e come la nostra atmosfera, dobbiamo usare qualcosa di diverso. E dietro questa specie di finestra che vedete è praticamente impossibile andare. Ed è praticamente impossibile perché l'universo a quel tempo, come vi accennavo, era assolutamente opaco. Se noi guardiamo i primi 3 minuti dopo il Big Bang, il cosiddetto universo primordiale, questo era un plasma, un insieme di particelle elementari completamente caldissime, con un'energia altissima, rinchiuso in uno spazio piccolissimo, quindi densissimo, e in cui particelle elementari, che significa, ormai li avete sentito parlare, quark, elettroni, che sono la materia, e luce, cosiddetti tecnicamente, scientificamente li chiamiamo fotoni. Allora, normalmente luce e materia nel nostro mondo sono disaccoppiati, cioè voi vedete, o vedete me, ma vedete anche fra di voi, perché la materia e la luce in qualche maniera sì, sono opachi a me, ma alla mia persona fisica, ma potete vedere oltre le finestre, oltre un cristallo, e comunque non viene completamente bloccata dalla mia persona, ma in qualche maniera dietro c'è luce. Allora, questo nell'universo primordiale non succedeva, perché le particelle erano talmente energetiche e lo spazio era talmente piccolo che particelle, materia e luce interagivano in continuazione. È un po' quello che succede ancora adesso all'interno del nostro Sole. Il nostro Sole è talmente denso nel suo cuore che le particelle e la luce, si dice, scattano, cioè si incontrano come palle di biliardo in continuazione, per cui la luce prodotta all'interno del nostro Sole, anche dalle particelle stesse, non riesce a uscire dal Sole, cioè la luce che vedete prodotta dal Sole è prodotta dalla superficie del Sole. La luce interna del Sole ci mette milioni di anni per uscire, perché deve fare tanti piccoli passaggi tra le particelle e viene catturata, riemessa, e prima di uscire dalla superficie del Sole ci impiega milioni di anni. Ecco, questo era quello che succedeva all'inizio del nostro universo. Poi l'universo pian piano si è raffreddato con lo scorrere del tempo e anche le particelle sono diventate meno energetiche e meno dense, per cui
questo processo di interazione fra le particelle si è rilassato e pian piano alcune particelle, soprattutto prima le più pesanti, quark e altre particelle, hanno cominciato a liberarsi dalla luce. Purtroppo però, tra virgolette, è un processo fisico, gli elettroni e la luce interagivano ancora tantissimo, per cui l'universo continuava a restare opaco e cominciavano però a formarsi i primi nuclei atomici, quindi i primi protoni, i primi neutroni e insieme anche i primi nuclei atomici, però ionizzati, non neutri. Per arrivare a formare i nuclei, i primi atomi veramente neutri, a partire dall'atomo idrogeno, bisogna aspettare ancora circa 400.000 anni, per cui la temperatura del nostro universo, inizialmente vertiginosa, è calata a circa 3.000 Kelvin, comunque abbastanza caldo, in modo tale che gli elettroni venissero presi dai nuclei di idrogeno e catturati, per cui la luce improvvisamente si è trovata libera dalla materia e il nostro universo diventa trasparente. Qui vedete questa luce, com'era, anzi, questo è l'universo dopo 400.000 anni, nel momento, non è istantaneo, ma veramente il momento in cui succede dura pochissimo per il nostro universo, poche migliaia di anni, e la materia e la luce improvvisamente si disaccoppiano e sono libere di viaggiare. La luce arriverà praticamente intatta, fino a questa luce primordiale, fino a noi. La materia cosa fa? Questa materia continuerà nel suo processo e banalmente formerà il nostro universo, come lo vediamo adesso, a circa 15 miliardi di anni dopo il Big Bang, poco meno, ma circa ha senso. Ora vedete che questo universo ha come delle piccole impronte, no? In realtà qui sono esasperate perché sono piccole variazioni di temperatura che sono quasi un milionesimo di grado, quindi sono veramente piccole, però queste impronte sono le impronte del Big Bang. E questo, per questo è importante studiare questa luce che si è disaccoppiata, perché studiando queste impronte noi riusciamo a capire com'era il Big Bang. Allora l'universo diventa trasparente. Questa radiazione, come dicevo, è libera di viaggiare verso di noi, ma si raffredda, perché l'universo espandendosi, lo sapete, è anche fisica fondamentale, quando si espande un gas si raffredda e arriva a noi da 3.000 gradi centigradi che aveva inizialmente a meno 200 gradi centigradi, praticamente vicinissima allo zero assoluto, per cui difficilissima da misurare. Però è importantissima perché è l'immagine più antica dell'universo, è tutto quello che voi, è la prima immagine che voi riuscite a vedere. Come se guardate oggi il vostro cielo, il cielo con le nuvole, voi la cosa che vedete è la nuvola. Non potete vedere il sole che è oltre le nuvole, però vedere come sono fatte le nuvole un po' vi dice com'è in trasparenza, com'è fatto il cielo oltre le nuvole. E studiare, come vi dicevo, come sono fatte queste piccole bolle che vedete, che sono infinitesime, sono un milionesimo, 10 milionesimi, dai, un poco più di un milionesimo di grado, ci dice come era fatto il Big Bang, perché di fatto queste piccole differenze di temperatura, di queste piccole bolle che vedete, sono create pochi minuti dopo il Big Bang. Se qualcuno mi chiede come, credo che nessuno al mondo sappia rispondervi, nessun fisico teorico sa rispondervi, è una delle domande che può essere per la prossima generazione di fisici. Comunque queste piccole bolle di densità di particelle che sono state create al Big Bang, in qualche maniera hanno giocato un ruolo fondamentale in questa prima 400.000 anni di vita dell'universo, perché queste piccole densità di particelle in questo plasma primordiale hanno giocato un ruolo importante, perché comunque in questo plasma primordiale valevano le leggi della fisica e la gravitazione universale è una legge importante, e quindi avere queste piccole densità di particelle ha fatto sì che accrescessero, che chiamassero a sé sempre più particelle e formassero dei piccoli accumuli di
particelle che vedete qui, questi addensamenti di particelle che addensandosi insieme alla luce, perché la luce era accoppiata, ha aumentato la temperatura. Quindi queste piccole bolle di materia e luce tendenzialmente cominciavano a crescere, ma non potevano crescere all'infinito, non potevano addensarsi all'infinito, perché c'è una legge che a voi forse è meno nota, ma la luce non può essere compressa all'infinito, e quindi la luce a un certo punto ha deciso di ribellarsi e ha cominciato a disgregare queste bolle. Fino a quando? Fino a quando la gravitazione di nuovo non cominciava a essere dominante. Per cui queste bolle di particelle, in questi 400.000 anni, prima che l'universo diventasse trasparente, ha fatto questa specie di onda sonora primordiale, che è quella che noi vogliamo misurare, che è quella che ha creato questa struttura nella radiazione primordiale e che ha creato poi anche il nostro universo, con le sue galassie, le strutture prime stellari e poi le galassie. Ora, andare a studiare come poi questa radiazione primordiale è passata da 3000 Kelvin, da 3000 gradi centigradi a meno 270 gradi centigradi, contiene delle informazioni fondamentali sul nostro universo, perché, e come anche queste bolle si sono sviluppate e le vediamo a noi, sono fondamentali, perché a seconda del contenuto del nostro universo, di come si è sviluppato il nostro universo, le misureremo in maniera diversa. Cioè, se il nostro universo è piatto, questo sarà il risultato che ci aspettiamo. Se il nostro universo è chiuso, ci aspettiamo delle bolle un pochino più grandi. Se il nostro universo è cosiddetto aperto, le bolle saranno un pochino più piccole. Quindi, misurando queste bolle, noi riusciamo a capire come si è sviluppato il nostro universo. Cosa significa universo piatto, chiuso e aperto? Beh, pensate come i satelliti vanno in orbita, no? I satelliti vanno in orbita, forse, non so se l'avete mai realizzato, io mando un missile, un lanciatore, e mando il satellite in orbita lanciandolo su una circonferenza, quindi ortogonale, se volete, lo lancio in volo, e poi il mio missile gli dà una velocità, diciamo, lungo una circonferenza. E il mio missile va in orbita solo se ha la giusta velocità per contrastare, attraverso una forza centrifuga, quella che sente il satellite, la forza gravitazionale a quell'altezza. Quindi è in equilibrio, è quello che corrisponde a un universo piatto, che ha esattamente il contenuto di massa uguale a un universo che si espanderà in maniera uniforme all'infinito. Se io lo mando con una velocità, se mando il mio satellite con una velocità inferiore alla velocità, diciamo, critica, il mio satellite tornerà, ha sbagliato di lanciarlo, tornerà sulla Terra, cadrà sulla Terra. Se il mio satellite ha una velocità, viene data una velocità maggiore, il mio satellite non va in orbita, ma va avanti, va su un'orbita diversa e andrà magari al di fuori della Terra. E questo, se la mia massa dell'universo è molto piccola, sarà un universo aperto. Se invece la massa è molto grande, sarà un universo chiuso. E l'universo cosa farà? Tendenzialmente collasserà di nuovo su se stesso, e avremo una fase di Big Bang, se volete, al contrario. Questo è il nostro critico, universo critico. Vi pronuncio già che noi siamo in un universo critico, per cui la nostra massa, la massa del nostro universo, è incredibilmente uguale a essere in equilibrio, un universo di totale equilibrio, mentre qui abbiamo un universo in accelerazione. E quindi, misurando, ripeto, questa radiazione, siamo in grado di capire com'è il nostro universo. È per questo che la missione Planck, di cui vi accennavo, è così fondamentale, perché è la prima che ha veramente detto: ok, gli errori sono talmente piccoli che io credo che il mio universo sia critico. Lasciatemi fare un passo indietro e parlare di fisica fondamentale, che probabilmente conoscete tutti, però magari aiuta un po'. Nella fisica, quando parliamo di particelle, ci sono un certo numero di quantità, di caratteristiche fisiche, come il calore, l'energia
e la quantità di radiazione, che sono totalmente equivalenti. Per cui un corpo, io posso di un corpo, che siano luce, che sia particelle, elettroni, quark, protoni, io posso misurare la sua energia o in maniera equivalente la sua temperatura. Un corpo freddo tipicamente sarà indicativamente più rosso, un corpo caldo sarà tipicamente più blu. E questo, quindi io di fatto io voglio misurare temperature, perché vi ho già detto che la temperatura a cui arriva il fondo cosmico è circa vicino e prossima allo zero assoluto, e queste piccole differenze di temperatura, io voglio misurare le piccole differenze di temperatura, è circa. È estremamente uniforme il nostro fondo cosmico, però io vorrei misurare queste piccole variazioni di temperatura che sono le impronte del mio universo primordiale. La cosa più semplice che posso fare è misurare la temperatura di questo universo, perché con un sistema ottico normale io questo non lo posso fare. Banalmente perché a seconda della temperatura o della lunghezza d'onda della radiazione, che è in maniera totalmente uguale, o dell'energia, io devo usare strumenti diversi. Se io sono nell'ottico, che dovrebbe essere, non lo vedo da qui, ma dovrebbe essere più o meno in questa zona, uso i telescopi normali. Il vostro occhio è un telescopio perfetto per lo strumento, per il sistema, per misurare nella banda del visibile, che guarda caso ha questo nome. Se io voglio andare a lunghezze d'onda molto più grandi, tipo le onde radio, cosa avete bisogno per le onde radio? Vediamo chi lo sa, per misurare le onde radio. Una radio, la radio stessa, d'accordo? E di fatto è stato scoperto così, un po' per caso, il fondo cosmico. Se io voglio, o per produrre onde radio, cosa faccio? Un pochino più le microonde, uso un forno a microonde. Se io voglio andare in altre bande molto più piccole, ho bisogno di altri sistemi. Per esempio, per misurare le onde, i raggi X, lo conoscete tutti perché avete le lastre fotografiche. A suo tempo avevamo le lastre fotografiche, adesso abbiamo sistemi digitali un po' più sofisticati, ma di fatto quello che vedete voi nel dischetto che vi dà il radiologo è il risultato di una misura nella banda X. Ecco, se voi guardate l'universo nelle diverse bande, vedete universi diversi e catturate informazioni diverse. Questo è lo stesso oggetto galattico, estragalattico, in realtà è la galassia dell'antenna, visto in diverse bande. E purtroppo noi siamo un po', cioè siamo fortunati perché sennò non vivremo sulla Terra, ma noi viviamo sulla Terra, per cui la Terra ha un'atmosfera che blocca la maggior parte della radiazione, guarda caso quasi tutta la radiazione, ma non il visibile prodotto dal Sole, a cui poi il nostro occhio è sensibile, per cui se noi vogliamo misurare la banda dei raggi X, quindi una banda molto energetica, o se vogliamo misurare, come quella che vogliamo misurare noi adesso, una banda molto poco energetica nella banda radio, dobbiamo andare fuori dall'atmosfera e quindi satelliti. Planck, questa, perdonatemi, mi emoziona sempre perché è un po', mi prendevano in giro perché dicevano che era un po' la mammina di Planck, perché confesso, ero l'unica donna che lavorava in un ambiente così estremamente tecnologico. Io vedo qui tante ragazze, vi invito perché soltanto ho imparato che i uomini mi rispettano per questo, per cui non c'è differenza tra me e un uomo in questo campo. Ho imparato che si può vivere molto bene insieme. Abbiamo diversi modi di approcci, che però sono complementari, quindi si lavora molto bene insieme. Planck è una missione eccezionale, un satellite molto piuttosto grande, un camioncino di 2,5 metri di 4,5 metri, scusate, di lunghezza, la terza missione dell'Agenzia Spaziale, della terza missione mondiale sul cosiddetto fondo cosmico a microonde. Questo è la radiazione primordiale di cui stiamo parlando, la prima però missione europea, che è stata lanciata il 14 maggio del 2009
con una durata prevista di 1 anno e mezzo, in realtà ne è durata 4 anni e mezzo, quindi tantissimo rispetto alle previsioni, per cui un successo veramente incredibile con pochissimi problemi. Veramente ci siamo dimenticati di lei, io ero uno dei cosiddetti instrument operation manager, per cui incaricata nel momento in cui ci fosse fosse stato un problema di risolvere il problema, ne sono successi 4 piccoli problemi in 4 anni e mezzo, per cui nessuno si aspettava una missione così tranquilla dal punto di vista scientifico. L'obiettivo è capire l'universo, non è un obiettivo piccolo. 50.000 componenti elettronici, 600 milioni di euro, dici tantissimo, cioè la scienza usa tantissimo, questi sono pochi chilometri di autostrada, quindi paragonate questa che è una missione internazionale con pochi chilometri di autostrada italiana. Quindi sì, è un costo, ma forse il costo è piccolo rispetto ai costi che abbiamo giornalmente dal punto di vista politico-commerciale. 2 strumenti, uno strumento a bassa frequenza di cui mi sono occupata io, che era capitanato da uno strumento internazionale, ovviamente una collaborazione internazionale, però in cui l'Italia aveva un ruolo di leadership, per cui fondamentale il ruolo italiano e fondamentale il ruolo, tra parentesi, della mia città, dove arrivavano, oltre a me che gestivo le operazioni dello strumento, ma anche gestivamo tutti i dati dello strumento, per cui arrivavano prima all'Agenzia Spaziale Europea e poi arrivavano direttamente a Trieste, dove gli scienziati stranieri sono arrivati per lavorare direttamente da noi. 3 strade di raffreddamento, ricordate che è un satellite, qui lo vedete, questo è il cosiddetto service module, qui c'è tutto, c'è l'elettronica, ci sono i motori, c'è il computer di bordo e questo sta a temperatura ambiente, quindi 30 gradi centigradi. Bisogna arrivare, noi vogliamo misurare qualcosa che sta allo zero assoluto, per cui dobbiamo raffreddare lo strumento, altrimenti misuriamo quello che sta producendo il satellite stesso. E quindi ci sono 3 stadi di raffreddamento più un sistema di raffreddamento passivo, questi, un radiatore, come nelle nostre macchine, funziona benissimo perché questo radiatore porta il satellite direttamente a meno 250 gradi centigradi, solo passivo, niente di, solo i radiatori. E poi ci sono altri 3 stadi che adesso vedremo in breve, che portano il sistema di raffreddamento a meno 273 gradi centigradi. Ve lo dico subito, se mi chiedete quanto consuma Planck, consuma meno della vostra lavatrice. Quindi dal punto di vista ecologico, una cosa pazzesca, e capite anche le potenzialità anche di portare la tecnologia così avanzata come quella usata sui satelliti, poi nel mondo comune. Di fatto anche le vostre macchine fotografiche derivano dall'astrofisica sperimentale, da Hubble e tutta una cosa di questo genere. 11.400 documenti, 20 anni di lavoro. Io non sono partita 20 anni fa, ma sono entrata circa 10 anni prima a metà circa. È stato un grosso sforzo, una grossa soddisfazione, ma un bellissimo esperimento. Qui vedete il piano focale cosiddetto del nostro strumento e vedete che sono delle radio, queste sono delle trombe, perché di fatto quello che misura Planck è una radiazione allo zero assoluto, quindi una radiazione che è nella banda radio, e quindi per misurare questa radiazione avete bisogno delle radio, e queste sono le antenne, sono semplici, tra virgolette, sono stati ovviamente studiati apposta, però sono delle trombe, le trombe che comunemente vengono usate anche per strumenti di tipo per radio normali. Qui vedete come si sviluppa il... Quindi pensate che questo è il nostro strumento scientifico, le diverse forme della radio significa che lavoriamo a temperature leggermente diverse, perché Planck lavora in 9 temperature, in 9 bande diciamo, di temperatura diverse, e vedete come intorno a un piccolo strumento, perché lo strumento è così grande fisicamente, è stato costruito un satellite di 4 metri e mezzo per servire questo piccolo strumento. E vedete qui i colori indicano le temperature, dal caldo arriva al freddo e a quasi meno 270 gradi centigradi, anzi a meno 273 gradi centigradi arriva, a 0,1
gradi sopra il livello dello zero assoluto. E anche se concettualmente Planck è molto semplice, funziona come una normale parabola che avete probabilmente su tutti i vostri tetti per guardare la vostra televisione satellitare. Ecco, mi piace mostrare anche molte foto perché qui l'abbiamo costruito il nostro strumento, l'abbiamo costruito a Milano presso un'industria che si chiamava Laben, adesso non si chiama più Laben, anzi adesso è scomparsa tragicamente, nel senso che è stata comprata da tale Salenia Space. Qui vedete mentre venivano montate, questo è un effetto della foto, però le trombe sono molto più piccole. Qui vedete come montavano le trombe sul piano focale, qui questa specie di proboscide, qui veniva, qui sotto c'è lo strumento e questo qui, se volete, è invece la parte service, cosiddetto service module, dove c'è tutta la parte calda dello strumento. Tutte quelle che vedete qui sono guide di luce per portare la radiazione misurata attraverso le trombe, raccolta dalle trombe, fino alla parte calda dello strumento, perché qualsiasi elemento elettronico contribuisce a scaldare e quindi meno elettronica c'è subito dietro le trombe, meglio è. Per cui c'era un sistema molto sofisticato di guide di luce per trasportare la luce raccolta dalle trombe sulla parte cosiddetta sul service module, dove c'era poi tutta l'elettronica. Qui mentre viene montato a Cannes, quindi portato lo strumento da Milano a Cannes, dove è stato montato, dove è stato costruito anche tutto il satellite, anche lì un'azienda incredibile, tanto che ha comprato anche la nostra. E qui vedete lo specchio che veniva montato sotto e poi trasportato a Liegi, presso il Centro Spaziale di Liege, dove abbiamo trascorso 3 mesi per testarlo a terra all'interno di questa camera dove restava il satellite a 0,1 Kelvin. Pensate che il Centro Spaziale di Liege in realtà è un centro dell'Università di Liege, che è un paesino piccolissimo, molto più piccolo di Trieste, sarà paragonabile probabilmente a Foligno, come, o poco più grande di Foligno come città, e a questo centro pazzesco dove vengono testati i satelliti a temperature prossime allo zero assoluto. Una grandissima esperienza, lavoravamo 24 ore al giorno, che significa, siccome io ero responsabile dello strumento, io dormivo 4 ore a notte per 3 mesi, però la passione e l'entusiasmo per vedere questo strumento che funziona al meglio ovviamente ci ha fatto andare avanti. Perché non 4 e rilassare un attimo, magari usare? Perché costava. Perché per portare lo strumento a 0,1 Kelvin, cioè a 100 milligradi sopra lo zero assoluto, avevamo bisogno di tanto elio 3, che è un gas che costa tantissimo. E quindi se volevamo studiarlo avevamo 3 mesi di tempo e questo era quello che ci era concesso, e quindi 3 mesi a 4 ore di sonno al giorno. E poi portato al Centro Spaziale Guyanese. Adesso faccio uno studio. Dov'è la Guyana? Chi mi sa dire dov'è la Guyana? Vediamo. Innanzitutto, Stati Uniti e Americhe o Africa? America Latina, bravissima. È poco sopra il Brasile, praticamente sull'equatore, 3 gradi nord sull'equatore. Quasi tutti mi rispondono sempre Africa, per questo prima che mi so rispondere giusto. Comunque sì, Francia, America Latina, ma è Francia, è di fatto una colonia francese, si paga in euro e si parla in francese. La Francia è una potenza mondiale nel settore spazio. L'agenzia spaziale francese è più grande di tutte le agenzie spaziali europee messe insieme, inclusa l'agenzia spaziale europea totale, per cui capite che ormai che è sempre stata una potenza,
adesso, diciamo, se volete, fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea, per cui il Centre Spatial Guyanais non è più proprio dell'Agenzia Spaziale Francese e dell'Agenzia Spaziale Europea, ma è chiaro che loro dominano un po' il settore, però è un'esperienza incredibile. Lì abbiamo passato un mese a fare test e a seguire i corsi di sicurezza buttandoci, però è stato fantastico. Avete mai visto Papillon, il film Papillon? Papillon è nella Guyana francese, proprio attaccato dove vengono lanciati i missili, per cui siete in una foresta amazzonica, davvero nella foresta amazzonica, e c'è questo centro spaziale, quindi avete la natura più selvaggia e avete il centro spaziale dove vengono lanciati i missili all'interno di questo parco, perché dove viene lanciato i missili è veramente un parco dove ci sono anche uccelli, nidificano in maniera particolare. Ci hanno detto che gli uccelli ormai capiscono che pochi giorni prima sta per essere lanciato il satellite, lasciano il nido per pochi giorni, poi rientrano dopo pochi giorni. Questo anche a indicare che i missili sono estremamente puliti come carburante, per cui la vegetazione, anche gli animali non soffrono incredibilmente questi lanci. Comunque un'esperienza incredibile, ovviamente, vedere il lancio. Ve lo dico subito, volete andare in Guyana, vi pagate il viaggio, potete andare a vedere il lancio. È pubblico, perché l'Agenzia Spaziale Europea, ma soprattutto quella francese, supporta veramente il pubblico nell'andare a vedere il lancio di qualsiasi satellite. Per cui è una vostra passione, scrivete sul sito e vi danno il biglietto per entrare, a tutti. Qui è prima del lancio, ovviamente per me hanno un significato particolare. Qui il giorno del lancio, qui si vede qualche nuvola. Vi posso dire che 10 minuti prima del lancio pioveva a dirotto, eravamo nel periodo delle piogge, pioveva veramente a dirotto, poi improvvisamente si è aperto il cielo e abbiamo visto il lancio che ci ha lasciato senza fiato, con le lacrime, indifferente, perché tanto sforzo. Ricordate che il lancio è sempre un momento critico. Il lancio è il momento critico, lo strumento, il satellite si può rompere di fatto al momento del lancio, non c'è nessuno, voi avete fatto tutto per garantire che il massimo sia stato fatto, ma la probabilità che si rompa il satellite in quel momento purtroppo non è trascurabile. E dove è andato? Beh, è andato lontano, perché per fare delle misure così precise Planck è dovuto andare assolutamente lontano, 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, ci ha messo 2 mesi per arrivare e poi ha orbitato lì, in quello che viene chiamato un punto lagrangiano, che cos'è? Beh, voi avrete già studiato le orbite. Diciamo che un'orbita, che la Terra in orbita attorno al Sole, o meglio con il Sole, perché in realtà sono in orbita insieme attorno a un punto di equilibrio, però essendo la Terra poco massiva rispetto al Sole, è di fatto come se la Terra ruotasse attorno, orbitasse attorno alla Terra, al Sole. Non abbiamo mai studiato, cioè è difficilissimo dal punto di vista fisico-matematico studiare tre corpi, il comportamento di tre corpi insieme. Però i punti lagrangiani sono dei punti molto furbi, per cui sono dei punti di equilibrio in cui, in questo caso, per esempio, il satellite è in equilibrio gravitazionale con il Sole e con la Terra. Cioè, se pensate, questo è il punto più intuitivo, questo è un punto che sta tra il Sole e la Terra, vedete che è molto lontano. Quando io sono molto vicino alla Terra, considero il Sole una piccola perturbazione, anche sui nostri satelliti c'è una perturbazione del Sole, perché è un corpo massivo vicino a noi. Se mi allontano dalla Terra e mi avvicino al Sole, a un certo punto ci sarà un momento in cui il Sole comincerà a dominare. Beh, c'è un punto di equilibrio in cui la forza gravitazionale del Sole è uguale alla forza gravitazionale della Terra. Allora, in questo punto, se io metto un satellite in questo punto, lui viaggerà con la Terra attorno al Sole in modo parallelo. C'è un punto qui, c'è un punto anche dall'altra parte, opposto al Sole, ed è questo il punto dove vanno tutti i satelliti che vogliono
fare misure di astrofisica molto precise, per cui hanno bisogno di liberarsi del contributo della sporcizia anche luminosa che viene prodotta dalla Terra, per cui a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Considerate che lo Space Shuttle, la stazione spaziale sono a circa 400 chilometri d'altezza, poco meno, quindi molto lontano. Qui invece ci vanno tutte le missioni che vanno a osservare il Sole, per cui le famose SOHO, non so se avete mai sentito parlare, sono tutte nel punto cosiddetto L1, mentre le missioni astrofisiche sono tutte nel punto L2, che cominciano a essere un po' affollati. Vi faccio una breve cronistoria. Il fondo cosmico a microonde è stato scoperto nel 65 per caso. C'erano degli ingegneri che guardavano, che stavano studiando un'antenna precisissima per telecomunicazioni, quindi lavoravano nella banda radio, e c'era questa antenna che vedete lì, che non aveva le performance che si aspettavano. C'era sempre un rumorino lì di fondo di cui non riuscivano a liberarsi. Pensavano prima a un nido di un piccione, l'hanno pulita, ripulita, però continuavano ad avere questo problema. Finché qualcuno li ha messi in contatto con altri studiosi che cominciavano a studiare il Big Bang, non era studiato da tanto tempo, e cominciavano a capire gli effetti di questa teoria del Big Bang. E cominciavano a capire che c'era questa luce che è rimasta congelata e che poi si è raffreddata e è arrivata fino a noi. E hanno cominciato a parlarsi, detto, ma non è che magari quella che noi stiamo misurando è esattamente quello che voi avete predetto? E hanno cominciato a lavorare insieme e guarda caso hanno vinto poi il premio Nobel. È il primo premio Nobel dato per il fondo cosmico a microonde, ma non l'unico, perché all'inizio loro prevedevano che il fondo a microonde fosse un fondo totalmente, una radiazione totalmente uniforme, e questo erano i primordi del Big Bang e i primordi delle misure. Ma ben presto, sia dal punto di vista teorico, si era predetto che ci fossero queste piccole bollicine, che erano però infinitesime, per cui nel 65 non si era in grado di misurare con così alta precisione il fondo cosmico. Ed è successo molto più in là, nel 92, che Mather e Smoot hanno mandato in orbita il satellite COBE, che ha cominciato a misurare. Vedete? Delle piccole variazioni, la precisione era molto rozza, però hanno cominciato a vedere delle variazioni. Ecco, allora, per questo hanno vinto il Nobel. Oh, guardate, queste sono le cosiddette mappe, equivalentemente a come noi mappiamo la Terra, in coordinate, diciamo, più o meno cilindriche. Questa che vedete qui la nostra galassia, che purtroppo essendoci in mezzo non possiamo pulire più di tanto, un po' Planck ci è riuscito, però a quel tempo era molto difficile. Ecco, Planck osserva il cielo e produce mappe in 9 bande di frequenza, come vi accennavo, e facendo così, misurando in 9 bande di frequenza, riesce a pulire, perché a seconda delle bande in cui misura, c'è ovviamente voi misurate, avete visto, c'è la galassia, la galassia non è il fondo cosmico a microonde, ma qualsiasi galassia produce un po' di radiazione radio, per cui dovete pulirlo, e per pulirlo avete bisogno di lavorare in diverse frequenze, perché per esempio la radiazione della galassia dipende dalla frequenza e sarà maggiore per esempio ha delle alte frequenze piuttosto che alle basse frequenze, per cui se io misuro una radiazione in diverse frequenze poi io posso estrapolarla alle frequenze che è circa 100 GHz, che è la frequenza dove domina il fondo cosmico a microonde, e pulire. Vedete com'era la prima misura prodotta da COBE, che è il primo satellite che poi ha vinto il premio Nobel per WMAP, fino ad arrivare a Planck. Questa, se volete, e la mappa nelle 9 bande di frequenza che ha prodotto Planck, vedete come cambia in funzione della frequenza. Queste due, questa e questa, sono le bande dove domina il fondo cosmico a microonde, mentre questa per esempio è la banda dove domina la nostra galassia, per cui estrapolando l'andamento alle diverse frequenze, qui vedete, queste a basse frequenze sono
questa e queste ad alte frequenze, quelle centrali più piccole, dove le trombe sono più piccole, sono lì, riuscite a estrapolare la mappa finale del nostro universo, se volete, va bene, qui non l'ho, che è più o meno, che la combinazione, sono queste combinazioni. E riuscite soprattutto a capire il nostro universo e a produrre quello che sono i parametri cosmologici del nostro universo, a capire l'età dell'universo, per cui Planck ha dichiarato che l'età del nostro universo è quasi di 14 miliardi di anni, e a capire la composizione del nostro universo, perché io vi ho un po' imbrogliato all'inizio, cioè almeno ho fatto le cose molto semplici e vi ho detto che il nostro plasma era fatto di particelle, di materia e di radiazione. C'è qualcos'altro? Purtroppo Planck, ma già altri esperimenti prima, hanno capito che nel nostro universo c'è qualcosa che non va. Cioè quello che noi vediamo, che misuriamo come materia, che siamo fatti noi, le nostre stelle, le nostre galassie, non è tutto. Nell'universo ci deve essere qualcos'altro. E nell'universo primordiale questo qualcos'altro ha un'importanza fondamentale, perché non, essendo totalmente oscuro, perché non lo vediamo noi, ci siamo immersi, ma noi non lo vediamo perché non interagisce, non lo vediamo perché non interagisce con noi, non interagisce con la materia e non interagisce con la luce. Per cui è qualcosa di totalmente oscuro che noi chiamiamo materia e energia oscura. Allora, nell'universo primordiale questa materia oscura aveva comunque un suo ruolo, perché proprio perché si chiama materia, l'unica cosa che subisce, che noi sappiamo che subisce, è la gravitazione. La legge della gravitazione valgono anche per la materia oscura, e quindi in questo processo che vi dicevo di oscillazione di onde sonore primordiali aveva un suo ruolo, e quindi i risultati che noi misuriamo con Planck andando a guardare questa radiazione primordiale ci danno informazioni sulla materia primordiale e sulla materia che poi è arrivata a noi. Per cui sappiamo che la nostra materia è 5% del nostro universo, 5%. Oh, guardate, questa è l'evoluzione. Nel 1970 quasi non si sapeva, si cominciava a parlare di materia oscura. Adesso sappiamo com'è la figura e sappiamo appunto che il 95% del nostro universo è totalmente oscuro e noi non abbiamo idea di cosa sia. Se poi mi chiedete, dividiamolo in materia oscura, che è il 27%, nei prossimi anni si potrebbe capire cos'è la materia oscura? Sì. Io credo che anche ci sono dei rumors, anche scientificamente, che potremmo cominciare a capire che cos'è la materia oscura. Potrebbero esserci, ci sono esperimenti dedicati a queste misure, quindi potrebbero esserci in un prossimo futuro dei risultati in questo senso. Se voi mi chiedete che cos'è l'energia oscura, quindi il 68% del nostro universo, io vi dico che credo che nessuno al mondo vi possa dire in questo momento che cos'è o che abbia qualche idea di cosa sia. Quindi, qui, giovani, iscrivetevi a fisica, ingegneria, quello che volete, però c'è tanto da fare, c'è ancora tutto da scoprire del nostro universo. In più, per come sono fatte topologicamente, se volete, per la forma delle nostre universo, sappiamo che l'universo è piatto e in continua espansione, un universo critico. E questo, se volete, è un risultato incredibile, no? Perché noi siamo, perché il nostro universo è in equilibrio? Questo, di nuovo, è una domanda che credo nessuno vi possa, a cui nessuno possa rispondere. Quindi rimangono tantissime domande aperte che dovranno essere risposte nel prossimo futuro. L'origine dell'energia del vuoto, che assomiglia un po' in realtà all'energia oscura, però c'è un'energia del vuoto che dobbiamo capire. La materia oscura, questo sperabilmente potrebbe essere capito in un prossimo futuro. Cos'è l'energia oscura? Questo è veramente totalmente ignoto, è nelle mani complete dei fisici teorici attualmente, perché prima arriva la teoria, poi arriva la pratica, perché voi dovete, noi sperimentali proviamo la teoria, cosiddetta by the way, se c'è una teoria e noi abbiamo delle misure che confermano la teoria, non andiamo avanti. Noi dobbiamo,
la fisica, la scienza evolve, quando scopriamo che c'è qualcosa che non va nella teoria, dobbiamo trovare teorie nuove per spiegare quello che i fatti ci dimostrano. Quindi teoria, sperimento, che conferma o non conferma la teoria. Però se vogliamo avere nuove teorie e capire meglio il nostro universo, dobbiamo trovare qualcosa che non va nel nostro universo. Ma in questo momento troviamo qualcosa che non va nel nostro universo, ma non c'è ancora nessuna teoria che ce lo spiega. E poi alla fine, comunque vada, se io devo darvi un consiglio per il vostro futuro, ovviamente io vi direi iscrivetevi a Fisica Trieste, dove insegno io, però fate quello che vi piace, perché comunque è un lavoro duro, però è un lavoro che di tanta passione. Per cui mio marito fa il bancario, abbiamo ruoli completamente diversi, ci conosciamo fin da bambini, ma ovviamente il mio lavoro è molto diverso dal suo, perché per me è la passione che fa andare avanti, molto più duro il mio, io guadagno meno di lui, lui ha studiato molto meno di me, lavora molto meno di me, però credo che alla fine ci divertiamo uguali, lui fa più attività collaterali, io però mi diverto molto anche sul mio lavoro, e uno dei massimi divertimenti è essere qui con voi a parlarne. Per cui vi lascio con questa massima del professor Dick, però divertitevi col nostro universo. Grazie. Io ringrazio la dottoressa Gregorio per averci accompagnato in questo viaggio nell'universo, che è stato estremamente interessante e anche stimolante, e soprattutto dalle sue parole traspare la passione che sì, muove il suo lavoro e i suoi studi. Se ci sono domande, credo che la dottoressa sia felice di rispondere. Sì, vai. Non so se... grande domanda ai fisici teorici, e questo è il posto giusto per farlo, perché scienza e filosofia, ci sono dei studi teorici, dei fisici teorici che studiano queste problematiche, però sono veramente al limite della filosofia. Per cui noi a Trieste abbiamo un fisico teorico che avrei potuto portarti qui e dovresti dovuto chiedere a lui questa domanda. Di nuovo nessuno ti sa rispondere. C'è tanta filosofia mescolata a tanta scienza, però non c'è una risposta. C'è anche un'altra domanda molto simile a questa, io qui ve l'ho messa un po' nascosta: enjoy our universe. Ce ne sono altri? Questa è una grossa domanda. Perché poi il nostro universo è esattamente critico? Perché il nostro universo è esattamente la massa giusta per evolvere infinitamente in maniera così tranquilla, come un equilibrio gravitazionale, no? Nessuno lo sa. Io mi ricordo, adesso forse una domanda che non mi pongo più tanto perché siamo abituati talmente a lavorare sulle cose pratiche, però quando studi fisica teorica è una delle grosse domande che ti fai: cosa c'è prima del nostro Big Bang? Sì, brava, e cosa c'è? Noi nasciamo, io intanto il Big Bang me lo penso come un palloncino che si è gonfiato, no? Ma non interno il palloncino, dovete pensare all'universo come la superficie del palloncino che si gonfia, e quindi due punti che all'inizio erano estremamente vicini, poi pian piano sono diventati lontani. Questo palloncino è partito da questo punto infinitesimo. Cosa c'era attorno al palloncino prima? Cosa c'era? Sì, è una bella domanda. Fisica teorica, sei una futura fisica teorica. Stai facendo una domanda, una da fisico teorico, cosa che io non sono. Di nuovo siamo su temi, questo non è un tema, è un tema affascinante, però è un tema fisico vero, no? Nel senso che io a lei non so rispondere, se vuoi dopo ti do anche il numero della persona di riferimento, perché veramente è una bravissima e ti risponde, per cui se vuoi dopo ti do la persona a cui devi fare questa domanda.
sono temi di fisica fondamentale. Io vi ho detto prima che per esempio la radiazione non può essere compressa all'infinito, e questo è una legge fisica, per cui è per questo che avete questi andamenti oscillanti dell'universo primordiale. Il tema dei buchi neri e del, diciamo che noi dal punto di vista sperimentale vediamo il risultato, nel senso che ci sono degli effetti quale il lens gravitazionale che ci dimostrano l'esistenza dei buchi neri e l'esistenza comunque di grossi ammassi che magari non vediamo proprio perché per esempio i buchi neri però io non le particelle possono essere in effetti compatibilmente con i principi della fisica quantistica. Però di nuovo, la fisica quantistica è, se vuoi, la fisica della gravitazione universale, sono difficilmente, come dire, dal punto di vista teorico, sono difficilmente non conciliabili. Non hanno gli stessi strumenti matematici per parlarsi. Okay? I fisici teorici lavorano molto su questo, ma sono due teorie talmente diverse e dal punto di vista fisico talmente diverse che hanno difficoltà a interloquire dal punto di vista matematico-fisico, quindi proprio dal punto di vista fisico-teorico. La scoperta recente delle onde gravitazionali potrebbe aiutare in questo, perché il fatto che esistano delle onde gravitazionali potrebbe dare un nuovo, ovviamente era prevista, però finché non hai la prova non puoi procedere con la teoria, diciamo che potrebbe dare un nuovo risultato, un nuovo modo di valutare la legge della gravitazione universale. E questo potrebbe aiutare poi a parlare dal punto di vista matematico con le leggi della cosiddetta Grand Unified Theory delle particelle, che poi è con la meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica, diciamo, sono modi matematicamente diversi di studiare la fisica, e purtroppo dal punto di vista matematico non si parlano molto. Per cui è una domanda a cui io sicuramente ho difficoltà a risponderti, ma non so quanti possono risponderti. Altre domande? Anche sull'università, su qualsiasi cosa volete. Io sono qua, anche se vi vergognate magari adesso. Allora, dal punto di vista scientifico, io ho avuto una splendida esperienza, nel senso che quando sono diventata operation manager dello strumento, è un ruolo tipicamente maschile, è vero, all'inizio tutti sorridevano, però ho avuto un'accoglienza, prendo ancora in giro i miei colleghi, perché soprattutto erano molti francesi, e si sa che l'Italia-Francia non è molto giocosa, no? Insieme, colleghi francesi con collega italiana. E quindi al momento è stata molto dura, forse più per il fatto che fossi italiana, no? E alla fine dell'esperienza, io mi ricordo quando ci siamo lasciati e poi ci scriviamo e ci troviamo ancora, sono venuti a trovarmi a Trieste, io vado a Cannes, ma dal punto di vista personale, mi ricordo che a un certo punto il capo dell'esperimento loro, dal punto di vista francese, mi ha detto ha lasciato detto dai un bacino ad Anna, no? E io ho detto adesso mi date i bacini, all'inizio mi avete fatto morire. Però siamo diverse, no? Questo è inutile dirlo, ed è inutile che noi facciamo il maschio, cioè abbiamo la propria, cioè dobbiamo siamo più emozionali, siamo diverse, e quindi dobbiamo essere apprezzate per quello che siamo. Io un giorno venivo in vestitino, anche se appunto avevo dormito 4 ore per notte, però
fa parte della nostra personalità, non dobbiamo, quello che io posso suggerire alle ragazze è non cercate di comportarvi in un ambiente maschile come un uomo, siate femmine, perché siamo noi, no? E quindi siamo noi, io attraggo sempre molte ragazze, i miei colleghi maschi mi dicono ci sono già non tantissime ragazze, siamo il 30% delle ragazze iscritte a fisica, quindi non pochissime, se ce le prendi tutte non ci rimane niente, perché è evidente che loro sono un po' attratte da me, da come lavoro, no? Ma perché sono molto, credo, femminile, no? Non sono come altre donne che cercano di fare il maschio in un ambiente che è vero, è un po' più maschile, però insomma è così. Quindi dal punto di vista di lavorativo io mi sono trovata magari inizialmente con qualche problema, ma benissimo, è un grosso rispetto anche da parte dei miei colleghi. Se poi mi chiedete dal punto di vista dell'ambiente burocratico, questo è un grosso problema. Se voi mi chiedete qual è il mio futuro della mia carriera, non la vedo molto bene e questo è un problema femminile. Io sto combattendo su questo e purtroppo... Ci sono, ma non è un problema solo di donne, è un problema che in Italia purtroppo ci sono ancora i baroni, purtroppo mi spiace dirlo, ma non è un problema tipicamente femminile. Io l'ho subita probabilmente perché forse il mio barone è una donna e quindi non vuole avere altre donne nel suo pollaio, per cui se potesse non avermi probabilmente sarebbe più contenta, ma io sono contenta perché invece il 95% del mio dipartimento tiene per me, per cui vuol dire che mi riconosce le capacità che ho. Non è facile, ecco, se volete ne parliamo, ma non è facile, però dal punto di vista umano è bello. Il signore vuole fare la domanda. Beh, io rimango qua, se vogliono i ragazzi poi possono anche chiedermi. Non sono mai domande sciocche, quando mi preoccupa quando qualcuno dice così. Giustamente. Assolutamente. E poi è smentito. No, no. Complimenti, diciamo, della scienza, poi invece scienza e filosofia che sono veramente molto legate, quindi mi fa piacere che piaccia la filosofia, perché le grandi teorie nascono prima in maniera filosofica. E la domanda invece è sempre proprio sull'espansione dell'universo, cioè tutti i dati che lei ci ha ripescato sono anche ormai abbastanza noti. Allora, io consiglio un libro, che volevo dirlo prima, La mano di Dio, se uno vuole studiare dal punto di vista filosofico, che è di un fisico teorico, professor Ghirardi, che è eccezionale, secondo me, è un nostro fisico teorico, però al di là del fatto
umano, è veramente una persona, un grande fisico teorico e un grande filosofo, secondo me. Ha scritto una serie di libri, tra cui appunto La mano di Dio, forse il più famoso, credo che sia piuttosto famoso, chiaro che per me è casa, no? Per cui lo conosco molto bene, gli sono anche molto affezionata, per cui è in pensione, però se avete occasione, a lui piace molto anche parlare con i ragazzi, per cui se avete occasione proprio scrivetegli, se volete vi do poi i suoi riferimenti. Dal punto di vista della teoria, allora, diciamo che il Big Bang non tutti i fisici ci credono, c'è una piccolissima percentuale che non ci credono. Se uno crede alla teoria del Big Bang, questi sono i risultati. Diciamo che Planck e gli ultimi esperimenti, anche Hubble in parte, però diciamo che l'ultimo decennio di esperimenti di fisica dallo spazio, di astrofisica dallo spazio, hanno cambiato l'astronomia da essere una scienza non esatta, non tanto esatta, a essere una scienza di precisione. Io venivo tra virgolette, da piccola, quando ho fatto il dottorato, da una fisica, dalla fisica delle particelle, per cui qualcosa di particelle so, cioè qualcosa, ho fatto il dottorato, particelle, tra parentesi qui vicino a Pisa, e quella è una fisica di precisione già negli anni 90, mentre a quel tempo l'astrofisica era un'astrofisica con degli errori che per me erano, quando io vedevo gli errori dei risultati appunto della massa critica, la massa dell'universo, tutto quanto, dicevo sì, va bene, qui ci sta tutto all'interno di queste, tutte le teorie stanno in questo. Adesso con Planck e qualche altro esperimento, la fisica del Big Bang è questa, questi sono i risultati, l'universo è critico e il 5% è massa della standard, ordinaria, il resto è materia o energia oscura. Tra parentesi, anche Einstein aveva detto, quando ha previsto la costante del vuoto, l'ha chiamata una costante del vuoto per far tornare la sua teoria, e alla fine dopo la sua teoria aveva dichiarato che questo era il più grosso errore della sua vita, aver introdotto la teoria del vuoto. Beh, l'energia del vuoto è la teoria del vuoto di Einstein, per cui di nuovo lui si è contraddetto alla fine contraddicendo la sua teoria, ma adesso è la teoria, l'originale teoria di Einstein è ancora la, diciamo, la teoria più accreditata e che fa parte della teoria del Big Bang. Quindi se uno crede alla teoria del Big Bang e il fondo cosmico a microonde, questo fondo che abbiamo misurato, che ha vinto già due Nobel, by the way, è diciamo la prova più certa del Big Bang. No? Perché uno può guardare appunto la costante di Hubble, che, a cui stavo facendo riferimento prima, cioè che l'universo è in espansione, che tutto quanto, misurando le stelle, misurando il cosiddetto redshift, però ci sono tante teorie che possono misurare queste quantità e che possono dare risultati simili. Il fatto che esista questo fondo cosmico, che rappresenta l'universo primordiale, è una prova del Big Bang, viene considerato la prova del Big Bang, perché tra parentesi tutta quella parte precedente il Big Bang, cioè non precedente il Big Bang, tra il Big Bang e la ricombinazione, quella che conclude quei 400.000 anni, è pura fisica fondamentale, per cui uno, sì, c'è un input che è l'energia iniziale e poco via, però ci sono ancora tantissime domande. Perché l'universo era comunque leggermente anisotropo, appunto tantissime domande che materia oscura, energia oscura, però la teoria è quella, perché l'abbiamo misurata. Ci sono chi non crede nell'energia e la materia oscura, crede che ci siano altre teorie che possano spiegare sia il fondo cosmico che senza tirar fuori materia e energia oscura possono spiegare il nostro universo. Io personalmente ritengo che sia giusto che ci siano queste persone che continuano a lavorare e guai se non abbiamo un contraddittorio, no? Per cui ben venga una teoria e ben venga un esperimento che magari dimostri che questo a un certo punto non è vero, perché ripeto, la fisica va avanti, la scienza va avanti, quando si trova qualcosa che non è conforme alla teoria.
personalmente ci sono anche dei fisici teorici che conosco che ritengono che la fisica del Big Bang, cioè il nostro universo, può essere spiegato con teorie fisiche più diciamo folcloristiche, ma comunque diverse, e che stanno lavorando su questo, ma giustamente. Piatto significa, allora, il nostro universo potrebbe, se la massa è tanto grande, il contenuto iniziale dell'universo è un input iniziale, no? Dipende dall'energia e dalla materia, del contenuto di materia iniziale al Big Bang. Dopodiché l'universo si è espanso, ma il contenuto rimane quello, no? Materia ed energia si conservano. Allora, il nostro universo potrebbe, se l'energia non è tanta, a un certo punto potrebbe espandersi, se la materia espandersi all'infinito, mentre a un certo punto, se volete, è un po' questo, vabbè, non si vede tanto, però se la materia invece fosse stata iniziale, fosse stata tanta, a un certo punto, come l'onda sonora primordiale, no? Abbiamo avuto questa esplosione per cui l'universo ha avuto questa espansione infinita, però a un certo punto questa espansione rallenta perché l'universo è via via più grande e si ricorda che il contenuto di materia, o meglio la gravitazione generale della materia, fa sì che l'universo di nuovo si collassi. Quindi ci sono due situazioni limite, cioè la materia è talmente tanta che a un certo punto smette di collassare, smette di espandersi e ricollassa, oppure la materia era talmente poca che questo continua a espandersi all'infinito in maniera esponenziale, diciamo, tra virgolette, no? Il limite tra le due è proprio l'universo cosiddetto piatto, cioè c'è un valore che uno può misurare fisicamente di massa, per cui o sei uno o sei l'altro, no? Come in orbita. Io a 400 km, se io voglio mandare un satellite a 400 km di altezza, a 400 km di altitudine, io so che il mio satellite deve avere una velocità, lo posso dire io perché ci lavoro giornalmente, di 7.8 km al secondo. Ok? Moltiplicate per 36.000 per vedere la velocità che ha il satellite in chilometri all'ora, elevatissima. Se io lo mando con una velocità un pochino minore mi cade sulla Terra, se mi mando su una un pochino maggiore va su un'altra orbita, oppure addirittura esce, se al di fuori di 10 km al secondo esce dal nostro sistema terrestre. Lì, anche lì, abbiamo una massa critica che è omega 0, cosiddetta omega 0 uguale a 1. Se il mio universo ha una massa un pochino inferiore, si espande all'infinito in maniera veloce. Un'espansione, se volete, la vedete qua, no? Quest'ultima figura a destra, esponenziale, per sempre. Se è una massa più grande, ricollasserà, in mezzo c'è questo universo piatto che espande in maniera uniforme, no? Però capisco che è una situazione, espande indefinitamente, però con una velocità più o meno costante, che è il secondo da sinistra, no? Ci sono poi altre teorie in mezzo, però è un po' questo. Spiego sempre quei satelliti perché forse è più intuitivo, no? Però mi rendo conto che è difficile capirlo. Sì. Già dall'universo critico, già dall'universo critico, la velocità è quella. Che senso? Sì, si espande uniforme. Sì, certo. Si espande indefinitamente. Altre domande? Questa è una domanda a un milione di dollari e l'avevo anche scritta. La velocità di espansione è data dalla costante di Hubble, che è il primo che ha capito che l'universo si espande. Ti posso dire che è 7.7, però non mi ricordo, cosa che è fondamentale, per cui mi vergogno tantissimo di dire le unità di misura, che però sono unità di misura astrofisiche, quindi in parsec e tutto quanto, però è una delle misure fondamentali che ha fatto Planck. Non ve l'ho messa qui perché era più difficile da, però è difficile, come dire, misurarla in termini
nostri standard, no? E non ti so dire un numero, è un numero però con unità astronomiche un po' particolari, in cui c'è anche per esempio la densità critica dell'universo, per cui non c'è un numero in nostre unità, c'è la cosiddetta costante di Hubble che determina questo valore. Se vuoi la guardo dopo, te la dico, però è un numero, non te la so tradurre, però è un interessante punto, proverò a tradurla in unità quasi normali. Qualcun altro? Bene, allora se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente la dottoressa, ringrazio voi. Sì.